primo giorno del mese di febbraio. L'anno è il 1976. Alla Sant'Elia il Cagliari, ultimo, ma che ancora non ha alzato bandiera bianca, riceve la visita del Milan. I rossoneri sono terzi, sensibilmente distanziati dalla coppia di testa formata da Juventus e Torino. Volendo, tempo ce n'è ancora per dare un senso migliore alla propria stagione. Ci crede il popolo milanista. Ci sperano soprattutto i tifosi del Cagliari, che soffrono nel vedere la propria squadra annaspare sul fondo della classifica. Per poter continuare a sperare nella salvezza, il Cagliari doveva oggi necessariamente battere il Milan. Sembra passato un secolo dallo scudetto del 1970. Fa parte ormai dei ricordi, l'appendice del Mondiale messicano, con 6 cagliaritani nella rosa della nazionale, seconda solo al Brasile di Pelé. Una favola, quella rossoblù, che adesso però sembra avviarsi alla conclusione. Il destino pare segnato. Ma c'è sempre Gigi Riva, nel quale confida il popolo sardo. Gigi Riva, l'unico che potrebbe ancora una volta prendere per mano i compagni e portarli alla salvezza. L'unico in grado di rispondere con forza e decisione al destino avverso che spesso, fin dalla giovinezza, gli ha teso trappole malefiche. Vi parlo dal Policlinic Italia. Siamo in compagnia dello sfortunato centravanti della nostra squadra nazionale, di Riva, che si è infortunato oggi durante Italia-Portogallo. È stata una palla datami da Mazzola, ho calciato al volo, il portiere mi è uscito incontro, purtroppo mi ha incrociato la mia gamba. Il suo Cagliari, mai tradito, mai lasciato, rifiutando soldi, onori e maggiori vittorie. Un amore unico e appassionato, ricambiato al 100% da tutta la Sardegna. È il migliore che esista al mondo. Non lo sostituisce nessuno, ma proprio nessuno. Il migliore con la O del mondo. Di tutti i tempi. Il secondo tempo di Cagliari-Milan, quel primo febbraio 1976, è cominciato da poco. Al secondo minuto il Milan va in vantaggio, cross di Sabadini e deviazione di testa di Calloni a pochi passi dallo sfortunato Cofferoni. Quindi, 2 minuti più tardi, l'infortunio di Riva in un contrasto con Bett. Si ha subito la sensazione che l'incidente sia piuttosto serio. Il volto di Riva è segnato dal dolore. Albertosi gli fa una carezza. Il massaggiatore lo aiuta a rialzarsi. Esce e abbraccia, rombo di tuono, per la sua ultima partita. Lo portano a casa in ambulanza. Addosso alla maglia numero 11 del Cagliari. Scusa Gigi. Hai sentito già i medici sull'entità del tuo infortunio? Sì, cioè niente di preciso ancora, perché aspettano domani per darmi una risposta definitiva. Senti, questo è un altro momento delicato per la tua carriera. La sfortuna si accanisce contro di te. In questo momento qual è il tuo stato d'animo? Il morale non è dei migliori, perché viene in mente l'ospedale, tutte queste cose così, vengono una confusione. Aspetto un mese, 40 giorni, poi vediamo, insomma, se riesco ancora a dirla mia, cioè io ci riprovo, insomma. Io ho parlato prima alla radio e la cosa ha suscitato ovviamente molta emozione. Gli sportivi italiani sono rimasti molto scossi e credo di poter esprimere a nome di tutti gli auguri per la tua completa guarigione. Sì, cioè io ringrazio, però non vorrei che si facesse un dramma, una tragedia, una cosa normale, fa parte del nostro ambiente. Purtroppo esistono anche queste cose. Certo, ma tu sei un campione caro a tutti, per quello. Pazienza, insomma, cioè, più dispiaciuto sono io, insomma. Uscito Riva, la partita non ha praticamente più storia. Il Milan fissa definitivamente il risultato sul 3-1 con questo gol di Biasiolo a 4 minuti dalla fine. Per il Cagliari la Serie B sta diventando un'amara realtà. Per i sardi Riva non è soltanto un grande calciatore, ma un simbolo,
un simbolo di riscossa, di miglioramento, di prestigio, faticosamente e intelligentemente conquistato in pochi anni, un vincolo fra l'isola e i molti che l'hanno abbandonata, un fiore all'occhiello.